Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi vi faccio compagnia con un video in cui scopriamo insomma, i cabochon che ho realizzato utilizzando l'altra parte di pigmenti della Resin Pro Sahara che non avevo utilizzato nel video precedente, quindi se vi va andate a sbirciare l'altro video. Ho usato anche in questo caso la resina iCreate, quella veloce, poi ovviamente proverò questi pigmenti anche con la resina quella normale, perché secondo me con questa resina quando si fanno i mix i colori non, come dire, non si mescolano tantissimo tra di loro perché la resina catalizza più velocemente e quindi secondo me crea meno effetti di colore a contrasto, non so come spiegarmi, però secondo me è così, è meno fluida, meno liquida e quindi i pigmenti restano un po' lì dove sono anche se li mescolate. Comunque andiamo a vedere se questa volta i cabochon trasparenti sono venuti trasparenti perché la volta precedente erano venute un sacco di bolle sul retro, forse non avevo mescolato abbastanza. Questo è il cabochon che sembra un effetto Luna Soft, li ho regolati mescolando questa volta veramente per bene, per bene, per bene. Altra cosa che volevo dirvi: questa resina è veloce, però a me, forse perché casa mia fa freddo e abbastanza umida, la catalisi non avviene in 3 ore, ma insomma ci vuole un po' più di tempo, almeno 5 ore. Ovviamente io l'ho lasciata lì poi anche la notte perché queste cosine le faccio la sera. E niente, va bene. Nella prima parte di video è un video per farci compagnia, ragazze. Oggi domenica 27 dicembre, mentre c'è lì il sugo che cuoce, vi faccio compagnia. Questo è un esperimento quindi mio serale di sabato sera. Che dirvi? Niente, vi lascerò le clip dei pigmenti che ho usato, che sono quelli del Sahara e alcuni pigmenti di Le Bimbi. E poi c'è un altro pigmento che ho utilizzato per questi cuori, che sono proprio quelli da Nail Art. Andiamo subito a vedere perché sono curiosa quanto voi. Quindi vi lascio prima una clip veloce e poi dopo ci rivediamo.
nella confezione c'erano 3-4 gradazioni tra oro, bronzo, bronzo più scuro. Ora le andiamo a scoprire tutte quante insieme. Questa era quella più chiara. Ed eccola qui. Sembra molto aranciata, lo stampo è perfetto e i colori sono veramente belli. Mi sa che ne avevo colato anche uno opaco, non mi ricordo se era questo. Questo è uno stampo di La Scalpe che è opaco. Sì, mi sa che era questo, ragazze, non lo so. Mi sa che questo era il colore più scuro. Boh, possibile mai che abbia colato solo questo microstampo? Tutto potrebbe essere, oppure ho colato questo. No, va bene, non so quale altro avessi colato di questi colori. Comunque, ormai abbiamo scoperto anche questo opaco. Vedete il discorso che vi facevo? È che i colori, nonostante li abbia colati, mescolati un po' col dotter, però alla fine diventano come degli agglomerati e quindi questa cosa non mi piace tanto. Però questo stampo degli opachi, guardate il video fino alla fine perché secondo me è bellissimo per fare delle cose particolari. Vabbè. Torniamo a noi, questo è il colore più chiaro. Scopriamo anche questi. Ecco, più piccini. E questo è il colore leggermente più scuro. Poi ve li mostrerò tutti quanti vicini. Idem questo. Questo e questi sono lo stesso colore. Ho mescolato tantissimo e ho rigirato, come vedete, comunque vengono dei chiaroscuro. Andiamo a vedere questo colore che secondo me è il più bello. Questo è quello opaco. Guardate che bello che viene. Io adoro lo stampo opaco. Cioè, usi. E questo è quello invece, wow, bello. E questo è lo stesso colore opaco e lucido. Comunque questi pigmenti Sara sono bellissimi, quindi promosso alla grande. Questo mi piace. Dopodiché sono passata, con la resina, il cabochon con la resina, e si può realizzare un anello, per esempio, oppure mettere un gancino di quelli incollati e creare un piccolo pendente. Questi stampi della Scalpe sono favolosi. Guardate, dopo vi mostro qualche altra cosa. Dopodiché ho colato un mix. Qui c'erano del bronzo, dell'azzurro, anzi del rame. Wow, il colore è bello, il risultato mi piace molto, ma il rame praticamente non si vede più e c'è una predominanza di azzurro. Cioè, avevo mescolato questi due colori praticamente, questi due colori, e il risultato è stato questo. È bellissimo comunque, molto bello. Ovviamente dovrò grattare e rifinire, ma mi piace molto. Quindi questo mix, a differenza di quello verde,
promosso. Dopodiché non mi ricordo più, ragazzi. Ah, avevo colato forse questi. Non mi ricordo. Questi che sono beige con queste iridescenze verdine. Questi erano i pigmenti, quelli di Le Bimbi. Poi vi ho messo tutte le clip e di questi ne ho colati parecchi perché mi piaceva come colore. A me i colori un po' stranini. Guardate, guardate come sono venuti, come sono particolari. Non si apprezza tanto forse nei cabochon piccoli, ma in questi più grandi sono veramente carini e belli. Mi piacciono questi. Sì, poggiamo qui. Non mi ricordo più questo che colore era. Ah, sì, ho colato il viola, il viola. Che non volevo colarlo, poi alla fine invece le ho fatte. Ho fatto queste maxi gocciolone perché è un colore molto scuro e temevo non si vedesse, però insomma si vede tranquillamente che è un viola. La prossima volta forse dovrò mettere meno pigmenti. Si vede che è un viola molto scuro e molto intenso, però sono bellissimi. Dopodiché ho colato il gunmetal che secondo me è questo. Sono tutti scuri e non riesco più a distinguere. È saltato direttamente. Ecco qua il colore Gunmetal. Anche questo mi pare che era un pigmento di Le Bimbi. Anche questo molto bello. E mi sa che del Gunmetal ne ho colato anche uno opaco. Questo è quello che era volato, che mi sembra diverso da questo. Forse qui ci avevo messo il gessetto nero. Quindi questo è Gunmetal così come usciva. Qui invece ho messo il gunmetal e ci avevo messo un grattato un po' di gessetto nero, quindi è venuto un nero iridescente più che un gunmetal. Andiamo a vedere anche questi, che secondo me erano anche questi gunmetal, e poi scopriamo gli altri colori perché non me li ricordo più. Sì, questo è gunmetal, carini. Questi ci farò degli orecchini al soutache. Poi vedrete perché li ho fatti anche con i cabochon quadrati. Wow, ragazzi, ho visto una cosa spettacolare. Ta-da! Questo cosa ho fatto? Ho spennellato il pigmento, quello da Nail Art, l'ho spennellato e poi ci ho colato la resina Gunmetal. Questo è il risultato. Mamma mia, bellissimi. Ecco, tutti i prossimi cabochon li farò così. E ovviamente io sto parlando da un'ora, ma alla fine quelli trasparenti ancora li dobbiamo andare a vedere. Questi li ho spennellati col pigmento, così come ho fatto in questo caso. Ok? Peccato che ne abbia fatto uno solo. Ah, vabbè, niente. Ora andiamo a scoprire anche queste, che è il pigmento che non ricordo, ma è delle Bimbi, che è un marrone con riflessi verdi, ed anche questi utilizzerò al soutache. Questi quadratini particolari li utilizzerò tutto al soutache. Bello questo colore e penso di aver colato anche questi qua ovali con lo stesso colore. Vedete che virano dal bordeaux marrone al verde. Sono colori particolari ed iridescenti. Ora non ci resta che scoprire questi opachi e poi questi trasparenti e questi due. Andiamo con i trasparenti e ci togliamo il pensiero. Oh, vabbè, diciamo che sono venuti molto meglio, ma non sono del tutto trasparenti. Vedete? Comunque, non so, sarà l'umidità di casa mia, devo coprirli, vedete? Viene sempre questa pellicola. Vabbè, io li gratterò. E li decorerò. Questo è poco ma sicuro, quindi questa resina nelle mie mani, anche questo vedete, non riesce a venire trasparente, viene sempre questo effettino, quindi gratterò e poi colerò la resina sul retro e ci farò dei decori. Dopodiché questi li lascio per ultimo, vado a mostrarvi questi cabochon e basi. Allora, il primo è questo gunmetal, che vedete sembra un effetto onice opaco. Io adoro questi stampi opachi, quindi questo è il primo. E vediamo anche questo triangolare. Scusate le mie unghie, ragazze.
Qui mi sa che avevo colato quel marroncino e verde, ho fatto un mix di due colori, ops, ed è venuto un solo colore, ovviamente. Questo praticamente, per farvi capire, è lo stesso di questo. Sì. Ecco qua. Questo è lucido e questo è opaco. Ma la cosa bella, secondo me, degli opachi sono questi. Che sono le basi, come vi ho mostrato per questo azzurro. Spero non siano venute bolle. Se fossero venute bolle, oggi stesso le ricolo tutti, così per domani, poi li monto. Domani, dopodomani. Andiamo. Queste le ho fatte gunmetal e nero. Ecco qui. A qualcuno potrebbero non piacere e dare un effetto plastica. Sono venute anche qui le bollicine. Quindi da rifare assolutamente con la resina trasparente. Qui è tutto gunmetal, qua ci avevo messo un po' di gesso nero, però per farvi capire qual è la cosa bella è che ovviamente con questi colori non rende, però guardate, con questi colori com'è particolare. Lo mostro anche. Questo ovviamente non è il suo, perché il suo sarebbe quello lì. Sarebbe questo, però ovviamente nero su nero, quindi ve lo mostro con un effetto lucido. Quindi si creano questi effetti, a mio avviso, molto particolari e si possono con questo stampo di base e di cabochon della scalpe, si possono fare già dei bijou finiti. Ve lo mostro anche con questi cabochon che avevo ancora qui, che sono quelli della colata precedente, e quindi ve li mostro. Guardate che carini, sono opachi, oppure poi potete fare base opaca e cabochon lucido, cioè veramente ci si può divertire alternando cabochon opachi e colorati. Ora, per ultimo ultimo, anche questo adorabile. Però non ho fatto la base, quindi la dovrò andare a colare. Dopo mi vado a colare un po' di basi e vediamo cosa ne viene fuori. Ed ora, per ultimo, questi due dove ho spennellato i pigmenti. Andiamo con il primo, sono tutti e due molto chiari, si vede, ed ho messo la base chiara. Questo è il primo. E questo è il secondo. Wow, super! Sberluccicoso, guardate, bellissimo. La mia conclusione è che comunque questi pigmenti da nail art ovviamente hanno un effetto con la base scura e un altro effetto con la base chiara. Io ne andrò a preparare un po' sicuramente per il futuro anche di questi chiari con la base scura e poi vi farò vedere l'effetto. Comunque sono molto soddisfatta. Insomma, dei risultati ottenuti, tranne per queste bollicine e per quelli trasparenti, però tutto sommato questi colori mi piacciono tanto. Adesso vado a prendere anche gli altri cabochon che ho realizzato, con tutta la gamma dei colori e vi faccio una bella foto così che avrete il kit completo con tutti i colori della Resin Pro. Ed eccoli al completo tutti i nostri cabochon realizzato nel video precedente e per questo video. Tutti i colori della Resin Pro, le quattro sfumature sul bronzo, marroncino ed oro scuro, poi ci sono i verdi, c'è l'azzurro, c'è questo blu stupendo, varie tipologie di verde, il bianco perlato, gli altri colori invece come il gunmetal e questi iridescenti sono di Le Bimbi. Comunque diciamo che i nuovi colori mi piacciono molto, poi andrò anche a sperimentare più in là qualche colorazione di rosso. Ok, niente, ve li mostro da vicino tutti quanti per coglierne insomma un po' le sfumature. E che dire, sono bei pigmenti, sono delle belle colorazioni con dei bei riflessi, sia opache come in questo caso e sia lucide. E niente ragazze, vi lascio al prossimo video. Ciao, buona domenica!